Iniziamo con un Basoi di 8 anni e mezzo. Un Weimaraner di 9 anni. Un Riesling Schnauzer di 8 anni e mezzo. Nove anni e mezzo per il Terranova. 9 anni per il Samoiedo. 13 anni per il Cocker Spaniel inglese. 10 anni per lo Spitz grande. 10 anni per il piccolo Levrier italiano. 9 anni per il Barbone nano. E 9 anni per il Bassotto standard a pelo lungo. Si preparano intanto nel pre-ring le migliori coppie e i gruppi di allevamento che questa mattina si sono iscritti in segreteria. Preselezione intanto per il Barbone nano, il piccolo Levrier italiano, i più piccolini qua in fondo, grazie. Samoiedo, Riesling Schnauzer, Bozoi e Terranova. Li vediamo muovere singolarmente, abbiamo detto l'età di ciascun soggetto perché, come ho detto più volte, magari qualcuno se lo ricorderà, a questa categoria accedono i soggetti che hanno compiuto almeno 8 anni, mentre c'è un minimo di età, ma non c'è un massimo di età di partecipazione a questa categoria. Ripeto l'invito, le coppie nel pre-ring e possono accedere al pre-ring anche i gruppi di allevamento che questa mattina si sono iscritti in segreteria. Abbiamo visto muovere intanto il Terranova, il Samoiedo, la volta del Riesling Schnauzer o Schnauzer gigante. Barbone nano. Piccolo Levrier italiano. Al terzo posto il piccolo Levrier italiano. Al secondo posto il Riesling Schnauzer. E facciamo fare un giro di ring al vincitore come miglior soggetto veterano, che è il Samoiedo. Oggi con il pubblico. Io sono qui con Giulia, Alessandra. Giulia e Alessandra. Ecco, partiamo da Giulia, mica peraltro, sei quella seduta più vicino a me. Tu hai un cane? Sì. Che quanti anni ha? No, come si chiama? Partiamo da come si chiama. Argo. Argo, un nome classico. E quanti anni ha? 13.
Ma anche tu non sei molto più vecchia? No, 14 anni. 14 anni, quindi tu e Argo siete cresciuti insieme? Sì. E tuo fratello? Quindi...